E sempre per la categoria compagnie assicurative, adesso vediamo a chi va il premio Eccellenza dell'anno Insurance, Comunicazione e Marketing. Il premio va a Generali Italia. Andiamo subito a leggere la motivazione. Per essersi dimostrati autentici partner di vita, grazie a un piano di iniziative introdotte dalla campagna Insieme generiamo fiducia, sviluppate con clienti, dipendenti, agenti, fornitori e istituzioni per superare l'emergenza Covid-19. Un messaggio di autenticità fatto di parole e gesti quotidiani che raccontano la voglia di un intero paese di costruire insieme un nuovo futuro. E do il benvenuto a Lucia Sciacca, direttore comunicazione e sostenibilità di Generali Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio, complimenti per il premio. Mi sono piaciute in particolar modo alcune delle parole che abbiamo voluto evidenziare nella motivazione. L'autenticità, per esempio, ma soprattutto la voglia di costruire un nuovo futuro. Do la parola a lei per un commento caldo sul premio e anche per commentare queste parole. Beh, prima di tutto vi ringrazio, siamo veramente molto felici di questo premio e di questo riconoscimento. La campagna rappresenta per noi quello che vuol dire essere partner di vita, che è la nostra ambizione in questo periodo. Siamo partiti chiedendoci appunto cosa deve essere un partner di vita in un periodo come questo. E la risposta è stata il fatto, come avete sottolineato voi nella motivazione, il fatto del agire insieme ai nostri stakeholder, quindi sono i nostri dipendenti, sono i nostri agenti, ma anche i clienti, le istituzioni. Agire insieme con azioni concrete e immediate e con un obiettivo. Un obiettivo è quello di generare fiducia. Generare fiducia è stato importante nel momento critico che abbiamo passato nei mesi scorsi. Generare fiducia è anche quello che riteniamo importante oggi per affrontare la ripresa. Probabilmente appunto Non ci sarà una ripresa se non si baserà su un sentimento di fiducia. Assolutamente sì, la fiducia che viene meno ovviamente quando ci sono situazioni emergenziali, però insomma si deve creare il progetto giusto per poter attraverso la sinergia ripartire. Ecco, questo è un po' può essere la chiusa sia per il suo ragionamento ma in generale per il nostro modo di vedere il prossimo futuro. Io la ringrazio moltissimo, naturalmente i complimenti a tutti voi per io ringrazio tutti voi, grazie davvero a Lucia Sciacca. Noi continuiamo e andiamo a scoprire il prossimo premio.